Gli Oscar sono appena stati consegnati. Vediamo subito com'è andata. Juliette Binoche, a chi dedica l'Oscar di attrice non protagonista che ha appena vinto? A mio figlio. Cosa vuole dire la grande sconfitta, Lauren Bacall? Le ho parlato, era contenta che l'avessi nominata. Non c'è competizione fra di noi. Juliette Binoche. È cominciato con il premio a sorpresa a Juliette Binoche, il trionfo del paziente inglese alla notte degli Oscar. 9 statuette, tra cui quella per il miglior film e il miglior regista, il britannico Anthony Minghella. Uno dei risultati record della storia del cinema, dopo Ben-Hur e West Side Story, e alla pari con L'ultimo imperatore, per questo grande melodramma di amore e guerra, epico e intimo al tempo stesso, che coniuga lo spettacolo hollywoodiano e la cultura europea, e che ha nello sguardo di Juliette Binoche il suo centro emotivo. L'attrice francese ha battuto la favorita, Lauren Bacall, ma l'Oscar lo meritava lei, ha detto sinceramente, ritirando la statuetta. Geoffrey Rush ha conquistato l'Oscar di attore protagonista per la sua bellissima interpretazione di Shine, confermando la tendenza che fa trionfare i casi umani e i personaggi handicappati agli Oscar, come il Dustin Hoffman di Rayman o il Daniel Day-Lewis del Mio piede sinistro. Il vero David Elfcott, il pianista australiano mentalmente disturbato alla cui storia è ispirato il film, ha suonato dal vivo durante lo show, facendo combaciare cinema e realtà. Un'ovazione ha accolto l'Oscar di miglior attrice per Frances McDormand, la poliziotta incinta di Fargo. Moglie dell'autore del film, Joel Coen, che a sua volta ha vinto la statuetta per la miglior sceneggiatura, Frances ha scherzato su questo doppio premio in famiglia. Vado a letto da 12 anni con il regista ed è la prima volta che mi dà una buona parte. L'Oscar per l'attore non protagonista è andato a Cuba Gooding Jr., autore della battuta più famosa di Jerry Maguire, coprimi di soldi, e del discorso di ringraziamento più strepitoso della serata. Un vi amo fratelli, cominciato da Tom Cruise e allargato a tutto il teatro. Sigourney Weaver, un parere a caldo sui risultati degli Oscar. Ha amato il paziente inglese? Ah sì, ma sono felice anche per gli altri film che hanno vinto. Quentin Tarantino, qual è stato il momento più eccitante dello show? Il premio a Cuba Gooding. Durante il suo discorso se n'è fregato dei 30 secondi canonici e ha continuato a parlare. È stato grande. Dudley Steen Scott Thomas, che significa questo trionfo del paziente inglese? È un momento magnifico. Non so cosa significhi. Probabilmente è che molte più persone andranno a vederlo. È un film internazionale. Cosa pensa dei costumi di English Patient che hanno vinto l'Oscar? Beh, molto belli, molto belli. Poi trovo che gli inglesi sono straordinari quando vanno alla ricerca di questi vecchi costumi degli anni 30-40. Sono fantastici. Di Winona Ryder, hai amato Geoffrey Rush in Shine? È stato strepitoso, mi sono emozionata moltissimo a vederlo vincere. E cosa pensi dell'Oscar a Frances McDormand, comica e surreale in Fargo? Lei è fantastica. È stata incredibile, grandissima, è stata molto forte, tutte loro si meritavano di vincere. Frances McDormand, ritirando l'Oscar, ha detto che è un'edizione speciale per le attrici questa, perché ci sono tanti ruoli femminili complessi e originali. Che ne pensa Brenda Blethyn? È favoloso, perché non ci sono tanti bei ruoli per le donne. Angela Bassett, è importante l'Oscar a Cuba Gooding per gli artisti afroamericani? Lui è il sesto attore afroamericano a vincere il premio. Sono contenta per il suo momento, ma è importante che vinca il migliore. Ci sono state molte polemiche sul suo film e sulla vita dell'editore porno Larry Flint. Cosa risponde? Sono certamente deluso. Queste persone dovrebbero esaltare il primo emendamento e tutti i film che lo appoggiano, altrimenti non potrebbero neppure stare qui. È ovvio che io sia deluso. Ma questo è lo show business. Angie Everhart, qual è la tua opinione sullo show degli Oscar di questa sera? È stato meraviglioso vedere vincere personaggi non famosi. È stato bello. Forse un giorno ci salirò anch'io. Courtney Love, ti è piaciuta l'esibizione di Madonna? Non l'ho vista, mi stavo rifacendo il trucco, mi dispiace. Courtney Love non smentisce la sua storica rivalità con Madonna lanciandole una sorridente frecciata. In realtà l'esibizione di Madonna, che ha cantato il brano di Evita You Must Love Me, premiato con l'Oscar, è stata eccellente. Ascoltiamola insieme. Thank you.
E per te, Salma Hayek, qual è stato il momento più emozionante dello show? Non ci crederai, ma sono una grandissima fan di Muhammad Ali. Ho camminato accanto a Muhammad Ali. Sono emozionato. L'omaggio a Muhammad Ali è stato il momento più emozionante della serata. Il leggendario pugile, colpito in questi anni dal morbo di Parkinson, ha ispirato il documentario premio Oscar When We Were Kings. E tutta Hollywood si è alzata in piedi per applaudire un campione dello sport che è stato davvero un re. Nello show ci sono stati anche momenti divertenti, come l'apparizione del club delle prime mogli o l'irresistibile parodia che il presentatore Billy Crystal ha fatto dei 5 film candidati, dialogando con Tom Cruise in Jerry Maguire. You want to help me? All right, you can help me. I will do the show, but I got some demands. E raccontando a modo suo il deserto del paziente inglese in compagnia. Era prevedibile.